Non devo essere contento di trovarmi qui o altrove. Devo essere contento di una sola cosa certissima, realissima, che lui c'è e non può essere che mi manchi, che mi dimentichi. Tutto il resto è superfluo, non è reale nel modo che è lui, cioè che mi ama e che è lui la mia felicità futura. Se lui non è la mia felicità presente, è colpa mia. È perché non credo veramente. Se credessi, allora egli sarebbe anche la mia felicità presente, perché vedrei in modo chiaro che nulla di quanto esiste può darmi felicità e può togliermi la felicità che mi dà lui. Sono pensieri e desideri che spesso servono come elementi e componenti di fede, e la grazia può renderli tali.